In questo vostro povero mondo cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, Viola. Quando sorelle, quando fratelli, queste parole dette dal fratello Moti non saranno più per voi soltanto un concetto, ma un qualcosa di veramente sentito al vostro interno. Allora non ci saranno più difficoltà per voi. Non ci saranno ostacoli, non ci saranno più muri da abbattere, ma ci sarà la gioia derivata dalla consapevolezza d'aver agito nel modo giusto per voi in quel momento. Certo, non è facile al mondo d'oggi, in questo vostro povero mondo, esserdire malato, accontentarsi d'aver agito nel modo più sincero e sentito, ma io vi assicuro che nel momento in cui sarete in grado di farlo, niente e nessuno potrà più danneggiarvi o farvi, per così dire, provare dolore. Questo è l'augurio che io vi faccio, presi uno per uno, per chi sta mettendo in crisi un rapporto affettivo, per chi ha paura di non essere in grado di portare avanti i suoi doveri, magari di genitore, per chi ha delle difficoltà che incombono sulla sua vita, a chi non trova lavoro, a chi non vede una prospettiva nuova, a tutti voi, insomma. Presi uno per uno, io auguro di raggiungere la consapevolezza di non aver agito in malafede, ma facendo tutto ciò che gli è stato possibile fare. Questa è la grande ricompensa. Questa è quella piccola goccia d'amore che riempie l'oceano. La pace, carissimi, sia con tutti voi.